Allora, ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Oggi vado a rispondere a un commento di un ragazzo, credo dalla Spagna o dal Sud America, che mi ha scritto in spagnolo. Ho cercato di tradurre e è venuto fuori questo. Professore, sto iniziando con l'esercizio Letteria di Maggiori nel volume 1 di Giaco, quindi il mio libro Giaco, studio completo, volume 1. Non so come suoni l'ultimo esercizio, cioè non so interpretare il ritmo delle note. Se potessi supportarmi con un video sulle triadi, mi sarebbe molto utile. Vabbè, se ha qualche costo, eccetera, eccetera. Allora, io sì, giustamente è vero, gli esercizi ci vorrebbe sempre un video didattico da consultare quando non ci tornano, però è anche vero che erano tantissimi gli esercizi, ho fatto gli esempi audio allegati al libro proprio per capire come magari un esercizio si svolge perché non ci torna ritmicamente o non ci torna dei passaggi, eccetera. Lo faccio comunque molto volentieri. Il capitolo delle triadi era giusto un accenno all'armonia, visto che poi si stava parlando di Giaco, non conoscere i fondamenti, proprio i mattoni dell'armonia, mi sembrava un po' riduttivo, ecco, un libro senza fare prima un piccolo ripasso. Le triadi, a mio modo di vedere, senza voler criticare nessuno e nessun libro, però l'ho trovato sempre nel corso dei miei studi, sempre i soliti modi di studiarli, ovvero facciamo la triade maggiore di Fa, ad esempio, che è composta da Fa, La e Do. Si trova sempre o quasi in tre forme. La forma, diciamo, fondamentale, cioè tonica, terza, quinta. Primo rivolto, quindi partendo dalla terza. E secondo rivolto, quindi partendo dalla quinta. Ci sono anche i cosiddetti voicing, ovvero una disposizione delle note, che qui si dovrebbe parlare con un pianista esperto per capire bene cosa sono i voicing, è una disposizione delle note che non fa, che non ha regole, cioè che non è per forza tonica, poi terza, poi quinta, può essere anche tonica, quinta, ottava, terza, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa pianistica. Perché vanno studiate nel loro modo, quindi in un modo pianistico o anche chitarristico, perché ci apre un mondo che invece studiandoli sempre con i soliti parametri e schemi non abbiamo, soprattutto quando facciamo musica di improvvisazione. Conoscerle, ad esempio, in questo modo questo è un esercizio, ma da qui ci può nascere musica. Sto facendo dei voicing, quindi ad esempio questo, sono andato in Do, scusate, sono partito dalla terza. Se seguissi il principio dei rivolti, io dovrei suonare dopo la terza la quinta, invece metto l'ottava, quindi Mi, Do, Sol accanto. Questo è un voicing. Pure questo. Ho messo in questo caso in Do, ora poi cambiamo tonalità, la quinta al basso, quindi Sol, poi la decima, quindi la terza maggiore, Sol, Mi, e il Do, la tonica, l'ottava accanto. Anche questo è un voicing. Quindi se studiate solo le triadi con i rivolti, non li troverete mai questi
questa musicalità, insomma, questi accordi, diciamo, no? Sentite bello Do maggiore fatto così, piuttosto che il solito. Ogni tanto può essere bello conoscere appunto un voicing e farlo sentire, sia armonicamente, cioè suonato dall'accordo, che anche melodicamente. Andando nello specifico dell'esercizio, l'ultimo era proprio quello, l'ultimo delle triadi, ora non mi ha indicato proprio il numero dell'esercizio, vado un po' a senso, era proprio quello del voicing con la quinta al basso, quindi esercizio dal 36 al 38. Ecco, prendiamolo in fa maggiore, quindi armonizziamo la scala di fa maggiore, abbiamo i seguenti accordi, chi è rimasto un po' indietro. Consiglio sempre il mio libro di armonia, quale vado, sono molto legato. Abbiamo Fa maggiore sul primo grado, Sol minore sul secondo, La minore sul terzo, Si bemolle maggiore sul quarto, Do maggiore sul quinto, Re minore sul sesto, Mi diminuito sul settimo e Fa maggiore sull'ottavo. Partendo dalla quinta, quindi il voicing che prima avevo fatto in Do, che era Sol, Mi, Do. Vado alla quinta di Fa, quindi Do, parto dal Do, e avrò Do, La, che è la terza di Fa, e Fa stesso accanto. Ritmicamente si parla di terzine, quindi ta 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 ta
ne so, Malaga, 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 primo che mi viene in mente. Malaga, Spagna, vero? Sì. Ok, quindi esercizio, molto lentamente, parlo il numero 37, verrebbe così. Quindi, anzi, qui l'ho fatto tutte ascendenti. Poi ovviamente si può tornare indietro, si può andare avanti con un po' come non seguite alla lettera quello che c'è scritto. Qui magari. L'importante è la conoscenza appunto della tastiera, quindi questo esercizio ci obbliga innanzitutto a fare dei salti di corda importanti perché partiamo dalla corda di Mi e arriviamo alla corda di Sol. Ci obbliga, o quantomeno nel mio caso mi obbliga, a usare una tecnica che non uso molto spesso, quella del suonare la nota bassa col pollice. E usare le altre per le altre note e ci obbliga anche a la conoscenza perfetta appunto della tastiera degli accordi in tutte le sue forme, quindi tutte le sue possibilità. Quando poi andiamo a fare musica, conoscere, come dicevo prima, tutti i possibili voicing e rivolti ci apre un mondo a mio avviso incredibile, infinito. Quindi le possibilità melodiche di fraseggio, di espressione, in un assolo, in un fill, si moltiplicano a dismisura, piuttosto che studiare sempre i soliti esercizi. Che per carità vanno benissimo, però anche questi andrebbero fatti con un senso, quindi senza le tab, ma vado a vedere cosa ho fatto. Fa maggiore. Poi sono sceso con Sol minore. Quindi, tornando a questi esercizi, come dico sempre, si può prendere spunto, poi farli. Qui io l'ho fatti tutti ascendenti, però nulla vieta di farne uno in senso ascendente, uno discendente, ad esempio. Fa maggiore. Quindi parto da Do. Poi invece di partire da Re, quindi dalla quinta di Sol minore, parto da Sol, quindi.
faccio l'inverso. Qui non ho più tasti, quindi partirò da Si bemolle. Quando poi andiamo a suonare, ripeto, con una base mettete sempre un bel tappetino. In questo caso il Fa maggiore, sperimentate. Quindi ogni tanto da una frase melodica. Anche qui cosa ho fatto? Più melodico l'andamento della mia improvvisazione, tra virgolette, ora non ho una base a portata di mano. Anche questa frase qui può essere un finale, ad esempio. Questo poi si può fare parte in tutte le tonalità, ma anche per le triadi minori, anzi, per armonizzare altre tre scale, scusate, qui avevo armonizzato a scala maggiore, poi andando avanti ci sono gli stessi esercizi sulla minore melodica, per chi poi vuole studiare, vuole suonare soprattutto jazz. Poi io l'ho fatti a terzine, però nulla vieta anche qui di farne a ottavi regolari. Insomma, inventate, inventate e inventate. L'altro esercizio, ad esempio, sui rivolti era quello prima, parte dalla terza, come dicevo prima, quindi Mi. Quindi Do abbiamo Do maggiore, Re minore, Mi minore, Fa maggiore, Sol maggiore, La minore, Si diminuito, Do maggiore. Parto dalla terza, poi becco l'ottava, quindi Do, terza, quindi ottava. Quinta accanto. Anche questo è un voicing che non esiste nei rivolti, non è un rivolto. Un po' più veloce. E anche qui mettere sempre per ogni esercizio una base, click, poi con la base con un bel tappetino e sperimentare. Quindi ora sono in Do maggiore. Serve a questo anche lo studio delle triadi, a fare musica. Vado a mischiare tutto quello che questa triade è in posizione fondamentale, quindi Do, però anche qui invece della terza dopo il Do suono la quinta, quindi anche questo è rivolto. Qui faccio tonica, quinta, terza al canto, anche questo suona diverso, suonerà più o meno così, che è molto più bello che
solito, secondo me, eh. Poi qui mi manca le note. Proseguo qui. Quindi, Javier, se hai altri dubbi, altri esercizi che vuoi approfondire, vuoi capire meglio, io sono qui apposta. Ricordatevi però che anche tutti gli esempi che ho fatto nei miei libri sono accenni da cui poter prendere spunto per poi creare le vostre. Se non ti torna in terzine, fallo in ottavi, normali, no? Cambia ritmica, semplifica. Questo è quanto. Comunque, io sono sempre a super disposizione per chiarimenti. Anzi, fatto bene a scrivermi. E ci vediamo poi al prossimo video.